Allora, continuando, il corpo umano è un trasmettitore e ricevitore di campo elettromagnetico emesso e modulato con una banda che va da circa 1,5 a 9,5 MHz, è stato misurato. Da recenti studi di fisica quantistica si è arrivati a capire che la banda del corpo umano in realtà non è solo nella fascia delle onde corte, 1,5 e 9,5 MHz, perché questa è solo relativa all'emissione di campo elettromagnetico generato dalle cellule e dagli organi. Ma in realtà questo campo, le frequenze si estendono molto di più, almeno fino alla banda di emissione della luce. Oh cacchio! È quello che ci hanno detto gli avatar da migliaia di anni. Voi siete luce, voi siete dei. Per adesso deficienti, dei deficienti, cioè carenti, non voglio offendere. Ma se noi il deficere lo colmiamo e incominciamo ad attivare tutta questa massa grigia che teniamo spenta tutta la vita e incominciamo a fare ragionamenti, forse incominciamo a toglierci di torno queste zecche che ci rubano la vita e incominciamo a diventare padroni della nostra vita. Quindi questo discorso, amici, che noi siamo anche energia, significa che dobbiamo riconsiderare assolutamente la natura non solo dell'uomo, ma il significato di religione, della spiritualità e delle profezie, perché nel momento in cui noi abbiamo compreso che Dio non è un credo, ma è un essere che esiste scientificamente, noi dobbiamo capire che con questo essere, volenti o nolenti, siccome ci ha fatto, ci abbiamo a che fare. Quindi la spiritualità deve essere una scienza, così come lo è la biologia, la medicina, l'elettricità. Non può essere un credo, soprattutto perché il corpo è la causa di noi che siamo lo spirito eterno. L'effetto, il corpo, scusate, è l'effetto. La causa siamo noi, spirito intelligenza, eterno. Ma ce l'hanno rubata, meglio, ce la siamo fatta rubare l'eternità, perché quando uno è eterno, col cavolo che vai a cercare giustizia dei corrotti che siedono illegittimamente in Parlamento, te la fai tu la giustizia, perché hai capito che la legge è operante sempre, si chiama legge di causa ed effetto. Ogni nostra azione comporta una ricaduta reale nella nostra vita. Quindi atei o credenti, la legge di causa effetto se ne infischia. E questo discorso, amici, è sempre stato vero sotto i nostri occhi. Era facile anche qui capirlo. Guardate un po'. Questa è la distribuzione dei credo religiosi nel mondo. Cristianesimo, islamismo, ebraismo, induismo, buddismo, confucianesimo e taoismo. Noi siamo tra i più numerosi, circa 2 miliardi. Cristo ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ebbene, è il mondo cristiano che sta distruggendo il mondo con le guerre, le armi, la speculazione finanziaria. Siamo veramente cristiani o siamo anticristici? Noi occidentali. E noi popolo che non ci ribelliamo all'operato dei potenti, siamo collusi. Ci dicono questi signori che siedono lì in Parlamento, non ci sono soldi per la sanità, la scuola bisogna dimezzare, bisogna vendere i gioielli dello Stato e poi diamo 70 milioni di euro al giorno versare nella NATO, un istituto obsoleto e guerrafondaio che sta portando il mondo alla terza guerra mondiale. Lo sapevate che spendiamo 70 milioni di euro al giorno per la NATO? Non ce l'hanno detto. E poi la sapete un'altra cosa, le tasse non vanno nei servizi, le tasse che paghiamo sono relativi al mondo della politica, sono leggi, ma noi non le sappiamo, siamo incompetenti e che fine fa un incompetente? Una brutta fine. Noi non dobbiamo delegare, amici, dobbiamo diventare saggi. Cos'è la saggezza? Lo studio di una fonte vera, certa, sperimentata. La conoscenza sperimentata diventa saggezza. E il saggio non sta più in posizione geometrica, 90 gradi, il saggio sta dritto. E la mano se la mette tra le chiappe in modo che qualche furbo non ne approfitti. Quindi noi dobbiamo diventare saggi. Il saggio cammina dritto e non si fa ingannare. Ci tengono ignoranti per manipolarci e lo siamo talmente tanto che non ragioniamo più.
Noi cristiani siamo anticristici. Le nostre bombe uccidono in giro per il mondo. Il primo attacco diretto tra Iran e Israele che c'è stato pochi giorni fa, la terza guerra mondiale passa nella fase conclamata diretta. Sapete che già i tedeschi, i francesi e gli inglesi assieme agli americani sono già entrati in Siria con truppe ufficiali. La terza guerra mondiale, la grande battaglia di Armageddon, è iniziata. State attenti alle cose che accadono. Ebbene, il primo tiro di missili che è stato fatto contro le alture del Golan dall'Iran l'hanno fatto con armi italiane. Guarda caso, l'Italia per costituzione ripudia la guerra e siamo una delle maggiori potenze nell'industria bellica mondiale. Ma che bravi, fantastico. Orbene, tornando al discorso dei credo religiosi, ci avete mai pensato che non sono veri? Non sono veri nell'origine, non sono veri per come le istituzioni religiose ce li trasmettono. Perché noi ci ammazziamo per i credo religiosi, litighiamo, ma tutti, cristiani, islamici, ebrei, induisti, buddisti, confuciani, taoisti, animisti e atei, nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo. Tutti quanti. Le leggi di natura se ne fregano dei credo religiosi, sono operanti sempre. I credo religiosi non hanno nessuna influenza sulla realtà, a meno che noi non pratichiamo le leggi che ci hanno portato gli avatar, il Buddha, Krishna, Confucio, Cristo, ci hanno portato la spiegazione della scienza dello spirito che spiega come funzioniamo noi, che siamo l'elettrodomestico più costoso che abbiamo in tasca, ma non è il libretto delle istruzioni. Tutti nasciamo, cresciamo, invecchiamo e moriamo, quindi siamo soggetti a leggi naturali, sia nell'immanente parte fisica e sia nel trascendente, che è la nostra vera natura. Io sono, è eterno. Una volta creato, io sono, è eterno. Prima o poi lo capiremo. Uno che è eterno non c'ha più niente da conquistare. Se io comprendo che c'è la legge di causa-effetto, cosa lo faccio ad ammazzare uno? Me lo ritroverò nella vita successiva, perché la legge mi impone la compensazione karmica. Quindi quando noi saremo maturi, perché adesso siamo solo dei bambini violenti e stupidi, comprenderemo l'assurdità del male, perché il fratello che uccidi te lo ritrovi come moglie, te lo ritrovi come amico, te lo ritrovi come fratello, perché la legge ti impone la compensazione karmica. Per questo noi non ricordiamo le vite passate, perché tutte le nostre vite in questo mondo sono causate dalla compensazione karmica. E tu non puoi essere felice se incontri colui che è ucciso, perché chi di spada ferisce, di spada perirà, a meno che non metti in pratica l'insegnamento di Cristo che è venuto per farci superare il karma. Se uno cerca di rubarti la veste, dagli anche il mantello. Se uno ti colpisce su una parte della faccia, porgi l'altra guancia. Ama i tuoi nemici, non erano barzellette così di un folle. Cristo è venuto a insegnarci la scienza dello spirito per superare il karma da cui scaturisce la violenza, la guerra, la povertà, la fame e la malattia. Questo è venuto a insegnarci Cristo. L'universo è governato da leggi scientifiche, non da credo religiosi. E ve lo dimostro, e chiudo così. Il Vangelo, pochi di noi l'hanno letto, e quelli che l'hanno letto, pochi l'hanno capito, perché Cristo parlava a una società agropastorale. Quindi doveva parlare di vignaioli, di mercanti, di padroni, di servi. Non poteva spiegare le cose in termini come oggi noi avremmo bisogno. E lo dice, io non vi posso dire tutto, ma verrà nel futuro lo Spirito di verità, il Paraclito, il Consolatore promesso. Lui vi spiegherà tutte le cose. E lo Spirito di verità è venuto ed è in mezzo a noi. In primis la Santissima Vergine che nelle sue apparizioni ha spiegato in termini sociali, culturali, storici, politici, economici, ha spiegato l'Apocalisse di Giovanni che non ci si capisce una mazza se non hai le chiavi di lettura. Quindi il primo spirito di verità è la Madonna,
Poi ci sono gli angeli, che noi oggi chiamiamo extraterrestri. Loro sono lo spirito di verità e hanno scelto i loro profeti, che noi oggi non chiamiamo più profeti, li chiamiamo contattisti o veggenti. Ma è la stessa cosa, sono cambiati i termini, ma è rimasta la sostanza. Ad esempio, i cattolici non credono nella reincarnazione, ma la reincarnazione è una legge naturale, non è un fatto di credo, perché la legge è prima della nascita. La legge è prima della nascita, durante la nascita e dopo la morte. La legge domina, sovrana, perché la nostra vita, amici, è un continuum unico tra vita e morte. E di reincarnazione nel Vangelo se ne parla a profusione, non c'è la parola. Ma quando l'arcangelo Gabriele appare a Zaccaria, gli dice: Zaccaria, avrai un figlio. E lui non ci crede perché c'ha 70 anni e la moglie è sterile. E Gabriele, che è un angelo della giustizia, dice: come, non mi credi? Ma io vengo dal trono di Dio. Rimarrai muto fino a che tua moglie non partorirà questo figlio. E lo fa muto. E Zaccaria non parla per 9 mesi. E continua l'angelo, molto azzittito, visto che sei miscredente, e ti annuncio che tua moglie partorirà un figlio. Lo chiamerete Giovanni. E in lui sarà lo spirito di Elia, che era morto 4 secoli prima. Quindi Elia ritorna col nome di Giovanni Battista, che è il figlio di Zaccaria ed Elisabetta, vecchia e sterile, perché Dio può tutto. Quindi c'è la reincarnazione, lo dice l'arcangelo, lo conferma Cristo. Quando parla Gesù di Giovanni Battista, lui è l'Elia che doveva venire, ma non lo avete riconosciuto e ne avete fatto quello che avete voluto, cioè gli hanno tagliato la testa. Quindi Cristo conferma la reincarnazione. Poi ci va Nicodemo, che era un maestro del Sinedrio. Signore, come può un uomo ritornato vecchio entrare nel ventre di sua madre? Ritornare nel ventre di sua madre. Ci dicono che il battesimo, ma sta parlando di nascita, di utero. Sta parlando di altro, Nicodemo. Sta parlando del corpo che deve tornare in un utero per uscire di nuovo. Quindi queste cose nella scrittura ci sono state tolte per questione di potere. Quando Costantino si incontra con le massime autorità della Chiesa nel 300 d.C., Consiglio di Nicea, viene tolta la reincarnazione. Uno dei più grandi padri della Chiesa, Origene, la insegnava. Per 3 secoli i cristiani sapevano della reincarnazione, non fosse altro perché Cristo ne parlava, perché gli ebrei lo sapevano, perlomeno certe fazioni, perché la reincarnazione, la saggezza dell'antichità, sia greca che palestinese, israelita, veniva dall'Egitto e gli egiziani lo sapevano, perché la saggezza dell'Egitto veniva dall'Atlantide. Ma noi che ne sappiamo di queste cose? Niente, siamo carenti, cioè deficiamo dal verbo latino deficere. Non sappiamo nulla, pratichiamo una religione di cui non conosciamo i testi sacri. Pensiamo a un Gesù che non esiste, un Dio che non c'è. Pensate, i preti benedicono le armi. È una bestemmia. Quante famiglie italiane che lavorano alla Ottomelara, alla Finmeccanica, alla Beretta, che costruiscono armi, vanno in chiesa tutte le domeniche. Ma hanno un karma cattivo, perché il frutto del loro lavoro è la morte, la mutilazione dei bambini. Noi siamo tra i maggiori esportatori di mine giocattolo. Questa è la verità terribile che sfascerà l'Italia e che nessun politico potrà rimettere a posto, perché i politici di tutto questo non ne sanno nulla, i preti non ne sanno nulla. Sono le guide cieche che ci portano verso il precipizio perché non sono saggi. Ho partecipato tempo fa a un convegno dove c'erano solo politici, ero l'unico che non c'entrava nulla. E gli ho fatto questo discorso. Cari amici, voi che siete responsabili dell'amministrazione pubblica, ma voi siete ignoranti. Se voi non conoscete le leggi dello spirito, non riuscirete mai a fare buon governo. Perché in realtà la maggior parte dei politici fa carriera per sedersi su quello scranno e campare sulla nostra pelle. Questa è la verità. Ed è un mondo di inganni, perché il mondo della politica non ha potere, è solo un maggiordomo dei veri poteri che voi non conoscete, e si riuniscono, la Trilateral Commission si riunisce, i Bilderberg si riuniscono,
Tutta sta gente si riunisce, trama le nostre spalle e ci riesce bene e ci ha riempito la testa talmente di fesserie che noi non abbiamo capito manco che ci hanno rubato il sangue, che sono i soldi. E quindi stiamo morendo e moriremo, amici. Perché la profezia non falla, perché la profezia è la rivelazione del progetto di Dio alla creatura. La profezia non è un fatto di credo, la profezia è Dio che rivela alla sua creatura la sua intenzione. Perché Dio del progetto vita ne ha determinato termini, condizioni e leggi e ce lo spiega. Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere adulterio, onora il padre e la madre. Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è la legge e i profeti e Cristo lo dice.